non rispondo a, al tuo intervento, tra l'altro sul PIL era esattamente il contenuto di una slide di Matteo Renzi. Vero, poi, perché le slide di Renzi sono sempre vere. Il passato è lista, però noi tante volte abbiamo provato a raccontare alle persone da cosa partivamo, perché per capire che cosa stai facendo devi anche sempre ricordarti da dove hai iniziato, e iniziavi proprio da quelle percentuali ingenerose di PIL, che poi significa non crescita, quindi non posti di lavoro, e invece poi la crescita è aumentata, i posti di lavoro sono aumentati, la disoccupazione giovanile è diminuita. Il punto è che siccome partivamo da una situazione molto complicata, ancora non è assolutamente soddisfacente, questa è la realtà, cioè ancora troppe persone stanno diciamo con quell'incertezza che dicevamo prima. Poi c'è il tema di come si entra nella pubblica amministrazione. Allora, noi con tutta la parte di riforma del pubblico impiego che oggi è in discussione in Parlamento e che entro maggio sarà legge, cambiamo completamente i meccanismi da qui al futuro, però poi arrivo al passato, da qui al futuro per entrare nella pubblica amministrazione. Perché? Perché è evidente che quindi nella pubblica amministrazione debbano avere opportunità i giovani più bravi, ma altrettanto evidente secondo me, credo che questo sia condiviso da tutti, che non è che devono entrare solo giovani bravi in quanto giovani o in quanto bravi, ma che devono entrare i giovani bravi con le professionalità che servono a far arrivare i servizi che deve avere il cittadino. Vittoria mi diceva che qui ci sono medici, cioè io credo che se in un ospedale servono medici o infermieri sia un dovere morale assumere medici e infermieri e non assumere giovani bravi amministrativi, perché noi dobbiamo pensare al cittadino, al servizio che il cittadino ha il diritto di ricevere. Ed è questo il cambiamento nel reclutamento sul pubblico impiego che noi con appunto il decreto che entro maggio è legge dello Stato approviamo, portiamo avanti. Cioè noi diciamo siamo delle persone responsabili, partiamo da quanto il Ministro dell'Economia ci dice ogni anno in legge di bilancio che possiamo usare per assumere nuovo personale pubblico. No, ci sono degli anni in cui va meglio, c'è più crescita e puoi spendere di più, altri in cui come nelle famiglie devi stare più attento, ma una volta che Padoan ci dice quest'anno tu hai 20 per assumere nella pubblica amministrazione, beh, poi non è detto che io debba assumere in modo uguale tutte le professionalità. Magari c'è un anno in cui ho bisogno di vigili del fuoco, un anno in cui ho bisogno di più medici, un anno in cui ho bisogno di più infermieri, un anno in cui ho bisogno di più insegnanti, secondo i fabbisogni. Noi abbiamo introdotto questi fabbisogni che non sono nient'altro che questo. Però quando arrivi e provi a dire come deve essere il futuro, secondo me è anche dovere di chi amministra confrontarsi con i problemi che si sono creati nel passato. Sarebbe troppo facile partire da una pagina bianca, e tra l'altro siccome il passato è un passato, come dicevamo, di crisi, in cui nella pubblica amministrazione si è reclutato in un modo poco logico, perché c'era la crisi. Allora per spendere meno facilmente si è detto non assumiamo più nessuno, così spendiamo meno, salvo poi siccome i servizi dovevano andare avanti far lavorare le persone con contratti precari. Quindi il paradosso è stato che si sono presi precari a lavorare, si sono lasciate bloccate graduatorie di vincitori di concorso, altra cosa senza senso, se ho vinto un concorso perché non mi devi assumere, e soprattutto perché non mi devi assumere prendendo poi una persona che il concorso non l'ha fatta e reiterando contratti temporanei a quella persona. Allora noi però con tutto questo ci siamo dovuti confrontare, e oggi sempre con quello stesso decreto che poi da qui al futuro invece cambierà il reclutamento, proviamo a riconoscere i diritti di chi ha lavorato per tanti anni in modo precario, garantendo a chi ha già fatto un concorso di poter essere assunto, a chi non l'ha fatto di confrontarsi in un concorso,
garantendo, e per questo abbiamo anche prorogato le graduatorie, ovviamente che chi ha vinto un concorso debba entrare, e provando anche nel decreto che oggi credo ha firmato il Capo dello Stato e che va per la conversione in legge adesso al lavoro anche di Vittoria, ci sta l'inizio dello sblocco delle assunzioni per gli enti locali, il turnover aumenta al 75%, cioè provando piano piano a fare in modo che chi ha un diritto si veda riconosciuto quel diritto, per poi spero presto arrivare a una pagina bianca e ricominciare a assumere nella pubblica amministrazione con dei criteri di maggiore logica, ricordandosi sempre che l'obiettivo di questa logica è il servizio e la qualità del servizio per il cittadino. Sì, Marianna, che dire, ci salutiamo. Ci siamo, io ringrazio tanti, voglio ringraziare pubblicamente anche quelli che hanno lavorato per organizzare questa iniziativa che non è facile, Antonio Camblone, Raffaele Ferri ed altri. Grazie a tutti, un abbraccio e alla prossima occasione. Domenica andiamo a votare, sosteniamo Renzi e sosteniamo il cambiamento. Viva il PD, grazie a tutti.